Il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Termollarino, Monsignor Giancarlo De Luca, ha concluso le celebrazioni in onore di San Basso. La funzione religiosa si è tenuta dinanzi la cattedrale di Santa Maria della Purificazione nel Borgo Vecchio, alla presenza del sindaco Francesco Roberti, del presidente della regione Donato Toma, di amministratori locali, rappresentanti delle forze dell'ordine e tanti fedeli, tutti seduti e distanziati così come richiedono le normative anti-Covid per questo tipo di manifestazioni. Al termine della funzione religiosa, la statua di San Basso a bordo di un pick-up della Protezione Civile Molisana è stata portata in giro senza processione per le principali vie del centro cittadino. Dopo la benedizione del vescovo De Luca, la statua del santo ha fatto rientro all'interno della cattedrale per l'omaggio dei fedeli. Momenti emozionanti e coinvolgenti per i termolesi, ma anche per i numerosi turisti che hanno assistito all'evento. San Basso, grande emozione, sia pure con limitazioni, il commento del governatore Donato Toma, che ha sottolineato come purtroppo anche le celebrazioni in onore di San Basso a Termoli, alla stregua di quanto avvenuto in altre località molisane in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, sono state condizionate dall'emergenza pandemica, che ha imposto il rigido rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e il contingentamento del numero dei partecipanti alle funzioni religiose. Ciò nonostante, la comunità termolese si è stretta intorno al santo con la devozione di sempre.